Corteo storico di Amalfi ricostruisce la sfilata per le nozze di Sergio III, figlio del duca di Amalfi Giovanni I e nipote del duca Manzone I e Maria, figlia del principe di Benevento e Capua, Pandolfo II, avvenute nel 1002. E in occasione del Capodanno bizantino viene presentata una versione più ricca del corteo che ogni anno accompagna la regata delle antiche repubbliche marinare. Quasi 100 figuranti tra esponenti del governo ducale, nobili, cavalieri, dame, paggi, valletti, arcieri e marinai, popolane e fioraie, tutti in abiti disegnati nel 1955 dallo scenografo del San Carlo di Napoli, Roberto Scelso, che tra l'altro fu anche autore del gonfalone della città, giusto professore? Sì, sì, è stato lui a realizzare il gonfalone prendendolo dalla prima pagina della tabula di Amalfi, che descrive questa donna ricca, vestita di broccato. Poi qualcuno ha potuto vedere nel Rinascimento la ninfa Amalfi, inventando una storia neomitica di Ercole che sarebbe innamorato di questa ninfa Amalfi e una volta morta questa ninfa le avrebbe dedicato la città. Ovviamente è una leggenda, ma è importante questa rivisitazione, come ho detto anche prima, ad Amalfi. Questi costumi si avvicinano molto alla realtà storica che io ho potuto verificare attraverso ricerche meticolose, dettagliate. Ho pubblicato un libro, Clamide e Broccato, che prova la validità di Scelso. È dedicato a lui il libro, una degnissima persona che ha rivestito di storia gli amalfitani. Questo va dato atto a un uomo degli anni 50-60, scenografo del San Carlo, appunto. Questa... E mai immagine visiva per questo Capodanno bizantino è più azzeccata, perché la donna... Esatto, come diceva l'assessore Enzo Cobalto ieri, che mi ha colpito la sua espressione sul lastricato di Amalfi, largo Piccolomini, ha detto che in effetti il simbolo che abbiamo messo della donna ricca, settata in una seggia, vestita di broccato, è proprio la trasposizione, ecco, di questa donna moderna, Marisa Cuomo. Devo dire la verità, devo confessare anche con me mia moglie, che è molto sensibile, ci ha commosso, perché lei ha dimostrato, raccontando la sua storia, che dalla base popolare, dalla base contadina è emersa attraverso la civiltà contadina, quindi dando grande valore alle uve e alle produzioni vinicole, portando il vino di furore della costa, di tutta la costa, a livello internazionale. Questo è un merito veramente grande, e è riuscita a mettere insieme 60 contadini produttori, non è una cosa facile, di uve, quindi, per realizzare questo vino. Il sindaco di Atani lo sottolineava abilmente questo particolare, perché è veramente mi ha commosso molto, e sono contento che è stato dato. Questa è la seconda donna che riceve il premio, ma per me è più particolare, è stata presente al convegno di ieri, c'eri anche tu, dove abbiamo rivisitato la storia dei nostri terrazzamenti coltivati a vigneti, storia antichissima, anche archeologica, con i miei amici Camardo e Notomista, anche artistica con Simone Lucibello, la presenza dell'arte dall'Altea Romana al Medioevo, e quindi si è capita la storia dei nostri nonni, diciamo i nonni di Marisa Cuomo, i nonni non nel senso come nonni, ma molto più antecessori, molto, molto antichi. Prima di entrare nel vivo della cerimonia, inviterei a salire la scala della chiesa di San Salvatore de Biretto il sindaco di Atrani, Luciano De Rosa Ladetti. Buonasera, rivolgo un caloroso benvenuto a tutti gli ospiti qui presenti questa sera
e saluto cordialmente le autorità civili, religiose e militari presenti qui questa sera. Ci siamo visti in questa piazza pochi mesi fa, in quell'occasione era l'occasione delle regate storiche, e anche in quell'occasione abbiamo ricordato i fasti della antica Repubblica Marinara. La stessa cosa facciamo questa sera in occasione del Capodanno bizantino e torniamo ai tempi dell'antica Repubblica Marinara, di cui la città di Amalfi e la città di Atrani rappresentavano il cuore pulsante. L'occasione di questa sera è appunto il Capodanno bizantino e la nomina del Magister Civitatis Amalfie, come oramai avviene da diversi anni. Quest'anno, come anche nella scorsa edizione, abbiamo posto come commissione per nominare il Magister, abbiamo posto l'attenzione sulla difesa del territorio. La fragilità della costa d'Amalfi è sotto gli occhi di tutti e sappiamo bene le problematiche che sono legate alla difesa del territorio. L'anno scorso scegliemmo la strada diretta e nominammo Magister il dottor Giulivo, capo della protezione civile della regione Campania, che tanto si è speso anche in quest'ultimo anno per darci una mano per tutelare il territorio. Quest'anno invece abbiamo fatto un discorso diverso. Siamo passati attraverso la difesa del territorio e di quelli che rappresentano gli angeli custodi di questo territorio, perché gli agricoltori, i contadini, questo rappresentano. Il loro immenso e faticoso lavoro altro non è che un momento di difesa del territorio, e anche se ci sta sicuramente chi rema contro rispetto al territorio, magari speculando anche laddove è possibile ancora sul territorio stesso, i contadini invece ne rappresentano i difensori con il loro lavoro. È un mondo vasto quello dei contadini e quindi è chiaro, abbiamo dovuto fare una scelta, e la scelta è caduta innanzitutto sulla signora Marisa Cuomo, contadina e imprenditrice, come lei stessa si è presentata ieri sera nel convegno che abbiamo tenuto ad Amalfi, innanzitutto perché è una donna. E non è retorica quando si dice che le donne forse hanno necessità, ma tutti noi abbiamo necessità che le donne emergano ancora di più, perché probabilmente la capacità e se vogliamo anche la praticità con cui le donne conducono tante attività a volte è superiore alle chiacchiere, scusatemi il termine tra virgolette, che noi uomini spesso facciamo. E quindi è caduta per questa cosa. Ma io vorrei aggiungere ancora un'altra cosa che ho detto ieri sera e voglio ripetere. La costiera amalfitana è una terra in cui prevale ancora il campanilismo. Siamo ancora tutti quanti chiusi nel nostro piccolo orticello e metterci d'accordo, ecco, ritorniamo al discorso di prima, no? Forse troppi sindaci sono uomini, quasi tutti anzi per essere precisi, e quindi di chiacchiere ne facciamo tante, però poi di fatti non sempre riusciamo a portarne avanti molti. Dicevo, è una terra che vive ancora di campanilismo, e quindi essere riusciti in una categoria come quella dei contadini, che poi hanno un individualismo abbastanza marcato, essere riuscita Marisa Cuomo a mettere assieme 60 contadini e quindi riuscire a far emergere un qualche cosa che non è soltanto di una persona o di un territorio, ma che si allarga a tutta la costa d'Amalfi, secondo me è una delle
condizioni più forti che poi ha fatto prevalere questa nomina di Marisa Cuomo a Magister. Ringrazio tutti e chiamo il mio collega Daniele Milano. Devo dire che è sempre un piacere ritrovarsi per questa cerimonia nella piazza di Adrani che, come è stato ricordato, poco più di 2 mesi fa è stata l'anteprima della bellissima edizione della regata delle antiche Repubbliche Marinare, peraltro celebrata e conclusasi con la vittoria dell'Armo di Casa. Il Capodanno bizantino celebra, lo dico a beneficio dei curiosi, dei turisti, degli appassionati che hanno raggiunto per la prima volta Adrani per questa manifestazione, celebra l'inizio dell'anno fiscale ed economico nei territori che si conoscevano nell'imperatore di Bisanzio. All'interno di questa cappella, più di 1000 anni fa, venivano incoronati i capi dell'antico Ducato, i capi della Repubblica Marinara. Questa manifestazione per circa 10 anni ha investito con un premio che si chiamava Duca d'Amalfi, maestro del diritto, degli insigni giuristi e dal 2012 ha cambiato formula e ha scelto di premiare delle personalità d'origine o d'adozione del territorio dell'intera costiera amalfitana che si sono distinte in uno dei campi di eccellenza della Amalfi medievale e quindi l'imprenditoria, la marineria, la scienza, la religione. Ed è per questo che dal 2012 abbiamo potuto premiare delle personalità che hanno dato al territorio. Mi piace farne memoria e ricordarli tutti. Antonio Lombardi, compianto imprenditore, il professore Domenico De Masi, Nicola Giuliano, il maestro Roberto De Simone, Salvatore De Riso, Emmanuel Cargaleiro, Lia Rumma, il professore Idenò Buginnai, il comandante Gennaro Arma, il geologo Italo Giulivo. Tutte personalità distintesi in uno dei campi d'eccellenza dell'Amalfi medievale e nella scelta di quest'anno ci siamo orientati su una personalità che ha rappresentato in pieno quella che era l'eccellenza medievale di Amalfi. Amalfitani erano ottimi marinai, ma soprattutto erano degli ottimi mercanti che nel Medioevo sono stati capaci di far conoscere il loro nome ben al di là dei confini territoriali da loro conosciuti. Ed è per questo che abbiamo inteso premiare un'imprenditrice, una contadina e al tempo stesso dedicando l'edizione di quest'anno al paesaggio rurale storico, a tutti coloro che amiamo chiamare agricoltori eroici, contadini spericolati, che con la loro mano si prendono cura del paesaggio della costiera. E questo è un percorso che ci appassiona molto, quello del paesaggio rurale, tant'è che nel 2018 quello di Amalfi è stato iscritto nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici e oggi concorre al riconoscimento internazionale per le tradizioni agricole di importanza globale. Quindi con Marisa Cuomo celebriamo la grande imprenditoria, celebriamo chi si prende cura del nostro territorio e celebriamo una donna così come quella che è impressa sul gonfalone storico della città, peraltro da poco restaurato, e che raffigura la città di Amalfi. A tutti gli appassionati, ai figuranti che danno cuore pulsante al corteo storico della nostra antica Repubblica, alle autorità, un benvenuto alla cerimonia di investitura del Magister di Civiltà Amalfitana 2022. Ci siamo. È il momento dell'investitura, invitiamo a salire sul sagrato della Chiesa l'Arcivescovo Monsignor Orazio Soricelli.
e la magistra di civiltà amalfitana Marisa Cuomo. È uno dei momenti più toccanti questo, è vero professore? Sì, senza dubbio, è un momento clou della manifestazione, se vogliamo usare una parola non italiana, io non ci tengo le parole straniere, con rispetto della lingua straniera però naturalmente, è un termine ormai diventato internazionale. È il momento successivo in cui la massima autorità ecclesiastica del territorio del Ducato, archidiocesi, come incoronava Ilma, in questo momento incorona e ha incoronato anche le duchesse, sono state due delle duchesse della madre, almeno due, adesso incorona una magistra, possiamo dirla femminile, che esiste in latino, della civiltà palpitana, una donna che viene dal popolo, e questo è un fatto ancora più bello perché possiamo creare una giustizia della storia. Portiamo la storia del suo corso di giustizia. Bene, allora prima di iniziare la solenne investitura do lettura del verbale con cui la commissione che attribuisce ogni anno il premio ha scelto il Magister per questa 22esima edizione. La commissione di nomina del premio Magister di Civiltà Amalfitana, riunitasi presso il Salone Morelli di Palazzo di Città, mercoledì 4 agosto 2022, presenti il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, il sindaco di Atrani, Luciano De Rosa Laderchi, l'assessore alla cultura di Amalfi, Enza Cobalto, l'assessore alla cultura di Atrani, Michele Siravo, il presidente onorario del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Ermelinda Di Lieto, i professori Giovanni Camelia e Giuseppe Gargano, storici e ideatori della manifestazione. Premesso che ai sensi dello statuto fondativo il premio per l'anno 2022 può essere intitolato a Giovanni Punzo, piccolo proprietario terriero che nel testamento dettato all'età di 100 anni lasciò al monastero dei Santi Ciriaco e Giulitta di Atrani una petia de vinea sita nella località Fusculo presso il castello di Lettere. Rilevate le interconnessioni tra la filiera agroalimentare e il comparto turistico, vagliati i profili di eminenti personalità legate al territorio dell'antico Ducato da vincoli di appartenenza, frequentazione o studio della civiltà medievale amalfitana, ha designato all'unanimità Magister Civitatis Amalfie Marisa Cuomo. Titolare della storica azienda vinicola con la seguente motivazione. Impegnata come altri imprenditori innovativi a promuovere i sapori e le tipicità del territorio, ha recuperato e riproposto nel rispetto delle tradizioni gli inebrianti ed identitari profumi dei vini prodotti ab antiquo nei vigneti terrazzati della costa d'Amalfi, icona e presidio di un paesaggio rurale patrimonio dell'umanità. Complimenti. Salvatore nostro Gesù Cristo, anno ab incarnazione eius bismillesimo vicesimo secondo, die primo mensis septembris, nos Horatius Oricelli, Dei et apostolice sedis grazia archiepiscopus, in Acatrenensi cappella sacri palazzi, Salvatore nostro dedicato, ex mandato popoli Amalfi, declaramus, sindacorum et sapientium senatum,
comuni sententia statuisse te, Marissa Cuomo, operosam dominam in nobile arte, vinum facendum versatam. Humanitatis Amalfi magistrum eligere et temor antiquo. Tibi tradimus, clamidem et tabulam, ut mirificam veniarum amenitatem uius loci, ab incuria hominum presidere, acque defendere possis, ad bonum pacem et concordim adducere. Dei Salvatoris nostro Gesù Cristo, anno ab incarnazione eius bis millesimo vicesimo secondo, die prima mensis septembris. Nos, Marissa Cuomo, minifere in terra furoris, i presentia archibiscopi populique civitatis Amalfie. Notum facimus, grato atque commoto animo more antiquo. Clamidem et tabulam accipere. Et testamus omnibus viribus atque opibus iuste agere. Per exfla atque doctriman. Convertendo uva Amalfie litoris in bona vina. Com gaudio bibenda in convivia apparata, in hac repubblica bene fondata. Vorrei ringraziare in primis il sindaco di Amalfi Daniele Milano, l'assessore Enza Cobalto, il sindaco di Adrano Luciano De Rosa Laderchi ed il professore Gargano del Centro di Cultura e Storia Amalfitana per avermi scelto nell'anno in cui per il Capodanno bizantino si celebra il paesaggio rurale storico ed estremo. Nell'82 abbiamo iniziato la nostra scommessa di fare vino a furore. Il titolo di magistra, oggi non viene conferito solo a me, ma alla grande famiglia che Marissa Cuomo è oggi. Ai miei figli, Raffaele e Dorotea, integrati attivamente nell'attività di famiglia. A tutti i nostri collaboratori. Ai contadini spericolati che lavorano i fanzoletti di terra strappati alla roccia, sentinelle contro il dissesto e l'abbandono.
grazie va al nostro consulente enologo professore Luigi Moio, che ci ha affiancato sin dal principio, facendoci riscoprire vitigni antichi, ultracentenari, che popolano la nostra amata terra e che oggi fanno dei nostri vini eccellenza del territorio. Grazie a chi apprezza il nostro operato e sceglie di parlare di noi divulgando nel mondo la bellezza e l'unicità dei vini della Costa d'Amalfi. Non posso non ricordare mio cognato, Raffaele Ferraioli, fautore della nascita della DOC Costa d'Amalfi. Fautore della nascita della Costa d'Amalfi, della città del vino e non solo. A lui un plauso fin lassù, che è il patrimonio culturale che ci ha lasciato. A voi tutti va il mio grazie e la mia eterna riconoscenza. Grazie. Grazie. Evviva la Magistra di Civiltà Amalfitana 2022. Che è stato giustamente evocato da Marisa, voglio prendere in prestito una citazione di Raffaele Ferraioli. Lui definiva la costiera amalfitana la volpe pescatrice, questa figura mitologica che poi è il Pistrice, che noi ritroviamo a Positano sotto il campanile della Chiesa Madre, questa volpe con la coda di sirena che sintetizza le due anime della costiera amalfitana, quella contadina da un lato e quella marinara dall'altro. Questo nubio meraviglioso di cui tanti sono espressione, e Marisa Cuomo è espressione anche di questo, perché i suoi vini maturano in montagna ma vivono e crescono con la salsedine. In effetti è così, è tutto quello che hai detto. La Pistrice, Pistrice, che è una figura mitologica, biblica, che rappresenta la morte e la resurrezione. Giove ingoiato dalla pista, fu tre giorni tenuto nel ventre come povero Geppetto, no? Nel racconto di Pinocchio, e poi risputato vivo dalla pista, cioè rappresentava la morte e la resurrezione di Cristo. Serviva nel Medioevo per riavvicinare il Vecchio al Nuovo Testamento, perché le eresie avevano condannato il Vecchio Testamento, quasi la religione del demonio addirittura, per i catari. E il nuovo, invece, il Dio del nuovo sarebbe stato il vero Dio di amore. E allora la Chiesa, per dimostrare che era tutta una continuazione senza interruzione, ecco, tirò fuori questo simbolo che è presente a Ravello, nei mosaici, a Positano, XII secolo per la maggior parte. E in effetti l'uomo, l'amalfitano, è un piede nella barca e l'altro nella vigna, come diceva Mario del Treppo, è un marinaio contadino. E tuttora oggi marinaio pescatore, all'epoca pescatore contadino, all'epoca si navigava, andavano fuori, anzi proprio questi contadini facevano anche la fortuna sul mare, attraverso il contratto di colonna riuscivano a ottenere gradualmente un progresso economico che portava poi a livelli sociali più alti. Quindi Marisa Cuomo è un simbolo di questo mondo, che proprio su quei terrazzamenti, a volte anche impervi, difficile da raggiungere, faticosi, sono riusciti a raggiungere obiettivi che forse non immaginavano neppure quando sono partiti. E questo è il bello della realtà, della storia, che tutto è possibile, nulla è impossibile all'uomo, di qualsiasi estrazione sociale egli sia. E questa è la bellezza anche della democrazia, chiaramente, ma non solo, perché anche in altri momenti dove non c'era ancora la democrazia si riusciva comunque, attraverso una
socializzazione anche assistenziale, seria, a creare delle figure importanti. Non importa se provenivano dall'aristocrazia o dal popolo, l'importante è che questi sono serviti al progresso dell'umanità. È il caso di Marisa e di tutti i suoi collaboratori, contadini, è molto emblematico. E fa onore al Ducato di Amalfi, alla Repubblica di Amalfi del XXI secolo e del secondo millennio. Amore, passione e grande visione. Con queste tre parole vi lascio, vi diamo appuntamento ad Amalfi per il gran finale di questa edizione del Capodanno bizantino. Evviva Marisa Cuomo, Magistra di Civiltà Amalfitana 2022. Yeah, my God.